Scritture teatrali tra carcere e città. Propone delle consegne di scrittura rivolte alle detenute della sezione femminile. Silvia, Daniela, Stefania, Ilenia e tutte le altre. Ma anche alle altre sezioni della casa circondariale di Bologna, a tutti i detenuti delle carceri dell'Emilia-Romagna, che possono seguire le trasmissioni di Eduradio. E a tutti i cittadini, spettatori, ascoltatori di questa trasmissione. Questa trasmissione vuole essere un ponte di dialogo tra carcere e città. Le scritture che pervarranno in redazione concorreranno alla composizione del copione di uno spettacolo che il Teatro del Pratello metterà in scena al carcere della Dozza. Consegna per la scrittura di oggi. Oggi, per la seconda puntata del laboratorio di scrittura, comincio direttamente con la lettura di alcuni versi della poesia Il labirinto della poetessa polacca Wisława Szymborska. Una via dopo l'altra, ma senza ritorno. Accessibile soltanto ciò che sta davanti a te. E laggiù, a mo' di conforto, curva dopo curva, e stupore su stupore, e veduta su veduta, puoi decidere dove essere o non essere, saltare, svoltare, pur di non farti sfuggire. Quindi di qui o di qua, magari per di lì, per istinto, intuizione, per ragione, di sbieco, alla cieca, per scorciatoie intricate, attraverso infilate di file di corridoi, di portoni, in fretta. Perché nel tempo hai poco tempo, da luogo a luogo, fino a molti ancora aperti, dove c'è buio e incertezza, ma insieme chiarore, incanto, dove c'è gioia, benché il dolore sia pressoché lì accanto, e altrove, qua e là, in un altro luogo, e ovunque, felicità nell'infelicità, come parentesi dentro parentesi. E così sia. Ed improvviso un dirupo. Un dirupo, ma un ponticello. Un ponticello, ma traballante. Traballante, ma solo quello, perché un altro non c'è. Ecco, la metafora del labirinto è spesso abusata per rappresentare la complessità del mondo. Ma in questo caso sono interessanti gli ultimi versi della poesia, nei quali, anche quando ci si trova davanti a un dirupo, quindi a un ostacolo apparentemente insormontabile, è possibile trovare un ponticello traballante per andare oltre. Anche i rapporti umani sono spesso un labirinto e di solito più crescono le incomprensioni, più aumentano le distanze, gli ostacoli e i vicoli ciechi. Forse allora solo un gesto inaspettato può creare un ponticello anche traballante tra le persone. La proposta di oggi, quindi, è di provare a scrivere una variazione della poesia della Szymborska, cercando di ipotizzare tanti altri modi diversi e originali per uscire dal labirinto. Vi suggerisco di cominciare così. Per uscire dal labirinto c'è sempre un ponticello traballante sul dirupo che continuate voi e buona scrittura. Il corpo del teatro. L'esercizio che facciamo adesso è praticamente una sequenza. Vi passo una sequenza, facciamo insieme e dopo vi dirò che cosa potete fare con questa sequenza. Iniziamo sempre pensando alle gambe, un po' di apertura, sentendo bene il peso del corpo sul pavimento e piano piano alziamo le braccia. Quando arrivo con le braccia un po' più in alto della spalla, penso a utilizzare l'indice, appunto tutte e due, e la testa sempre giù.
due. Faccio un cerchio con la testa. Finito il cerchio della testa, col busto lo muovo lateralmente e simultaneamente al busto scendo le braccia fino ad arrivare vicino ai nostri fianchi. Appena le braccia sono giù, faccio un giro. Fermo, pausa potenziale e farò adesso un contrattempo con le gambe. Vai un passo avanti, torni indietro e avanti. Mi fermo, sempre con le gambe aperte. Da qui vengo col braccio destro, il palmo della mano destra in avanti e colpo la mano. E guardo la mano sempre nell'altezza della testa. Qua facciamo un giro intorno e mentre giriamo alziamo un po' di più il braccio destro. E sempre guardando la mano. Completo il giro. E accarezzo il viso, accarezzo il collo, il cuore e la pancia. Da qui vado a cacciare, vado di un lato, cerco dell'altro, trovo l'alvo e colpisco. Dopo che ho colpito l'alvo, riprendo il contrattempo con le gambe. Facendo mezzo cerchio. E mi fermo. Questa sequenza serve perché così, dopo che tu hai un pezzo del copione, non lo so, vuoi fare una lettura, vuoi pensare a una scrittura sul perdono, provate dopo di utilizzare le parole che normalmente ti vengono in mente mentre si fa la sequenza, perché questo è un esercizio che ti dà di avere il dominio del corpo mentre tu devi praticamente dire qualcosa. Letture dal laboratorio di scrittura presso l'Istituto Penale Minorile di Firenze. Ogni giorno una persona dimentica, cancella il giorno prima perché ormai non serve più a niente, è passato. Ogni giorno una persona passa oltre lo stesso giorno e pensa a quello successivo. Dimentica il giorno, ma non quello che ha fatto. Ogni giorno una persona dimentica la sua libertà di avere una persona accanto perché è ubriaco di pensieri che non si possono dire. Non si può dimenticare una ferita che fa ancora male. Non si può dimenticare la famiglia. Ogni giorno una persona dimentica quello che ha passato perché non vuole niente in testa, cancella per non sbagliare più. Io invece non ho ancora dimenticato niente. Cosa c'è da dimenticare? Ogni giorno una persona dimentica quelli che ha visto sulla strada, dimentica anche quello che deve fare perché sta facendo altro. Ogni giorno una persona cancella quello di cui ha paura, ma non ci riesce, perché dentro di lui non riesce a scioglierla. Però non può dimenticare la prima persona che ha amato, perché prima di lei era solo un foglio bianco. Con lei si è colorato per sempre e ogni colore, ogni nuovo amore si aggiunge a quel colore. E ora vedremo le letture di Manuela e Luca, tratte dai loro scritti realizzati nel laboratorio di scrittura online degli Imperdonabili. Grazie Emanuele e Luca. Dialoghiamo con il vento. Il mondo si divide a metà. Il mondo si divide inutilmente
in frantumi che si sgretolano e si disperdono. Chissà dove, chissà perché. Il mondo si divide in particelle metalliche che piovono in un mare ospitale, come un nido, come un grembo. Il mondo diventa abitabile solo se si spiegano le vele per dialogare con il vento. Abbiate il coraggio di rischiare. Il rischio va affrontato con coraggio. In quale parte del mondo ci potremmo incontrare se c'è un muro a separarci? Un ostacolo così alto, impossibile da scalare. Forse amore non riusciremo mai ad incontrarci. Il mondo si divide fra chi pensa che sia giusto non cadere nel peccato, nel suo angolo più angusto, e chi pensa che sia giusto invece provare un po' tutto, tanto poi ci pensa Dio, non importa se sei brutto. Ma se guardi fino in fondo questi due non son diversi, han paura del giudizio, che sia dall'alto o da altri versi. Se accettassimo che ognuno può commettere un errore, non dico ci sarebbe pace, ma forse meno dolore. Forse amore non riusciremo mai ad incontrarci. Allora dimmi se in fondo anche tu non hai sperato che per qualche tuo difetto non venissi condannato. Per contare quante volte non mi bastano le dita, ho sentito un uomo forte dire «voglio la mia vita». Ho sentito un grido, un urlo, un desiderio, una speranza, la volontà di portare luce nel buio di una stanza. Se c'è un muro a separarci, amore, non mi fermerò. Saliremo in cima assieme e lassù ti incontrerò. Mandate i vostri testi a teatrodelpratello@gmail.com oppure a Teatro del Pratello, Via del Pratello 53 40 122, Bologna. Oggi parliamo di le rubriche di Eduradio per il carcere e la città. Buongiorno a tutte e tutti e benvenuti alla rubrica Parliamo di buddismo. Oggi siamo con il nostro amico, il monaco Seyun, che ci parlerà di un'esperienza che stiamo facendo anche in Italia, ma in realtà è un'esperienza che parte da lontano, perché stiamo parlando di Liberation Prison Project, un progetto che nasce negli Stati Uniti nel 1996 per iniziativa di una monaca buddista, Robina Courtin, e che poi pian piano si è diffuso in tutto il mondo praticamente, in molti paesi, tant'è che ci sono 20.000 persone attualmente che hanno svolto questo tipo di progetto. E io vorrei tanto sapere in Italia, Seyun, che cosa sta succedendo, se anche noi abbiamo un certo numero di progetti nelle diverse carceri e come stanno andando le cose anche in questo momento di pandemia. Allora, sì, Liberation Italia è riuscita a trovare una sorta di sua fisionomia, no?
perché magari rispetto ad altri paesi noi riusciamo a entrare personalmente in certe realtà e quindi avere un rapporto personale diretto con le persone detenute. Stiamo ottenendo veramente dei bei risultati, degli ottimi risultati, direi, non per tirare acqua al proprio mulino, ma è perché ci viene proprio riscontrata questa cosa anche da chi rappresenta le istituzioni e ovviamente soprattutto dalle persone più interessate. E, per quanto nasce da una monaca buddista, l'attività che facciamo in realtà è laica. Anche se all'interno va un monaco, quindi un religioso o una religiosa come sottoscritto, insomma, e magari appunto e non un operatore laico, comunque l'attività che viene svolta è laica, nel senso che non c'è nessuna intenzione di fare proselitismo, anche perché il buddismo non ha questo interesse da 2500 anni, quasi 2006, e quindi non saremo noi di certo cambiare questa sua caratteristica. Può succedere che dopo un percorso fatto, sia ancora all'interno dell'istituto o appena conclusa, quindi usciti dall'istituto, la persona decida liberamente di continuare il percorso e inserirsi in maniera più approfondita nel percorso buddista. Allora diventa un percorso spirituale. Però quello che facciamo all'interno degli istituti di pena sono dei percorsi più che puntano a lavorare su un piano introspettivo e di autotrasformazione. Quindi noi diamo delle tecniche, delle vere e proprie tecniche, che diventano una sorta di allenamento alla consapevolezza. E quindi tecniche di meditazione concentrativa, in maniera che la mente, appunto come dice la parola stessa, si addestri a rimanere concentrata sempre più a lungo. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che la distrazione diminuisce sempre di più. Questo permette di arrivare ad ottenere una mente che sa vedere chiaramente i fenomeni non solo esterni ma anche interni. Cosa vuol dire? Magari riesce a percepire o a vedere non con gli occhi ma con altri occhi il seme della rabbia che si fa sentire e magari che tenta di emergere. Ecco che in quel momento, appunto, potendocene rendere conto, abbiamo allora la possibilità, la facoltà, le potenzialità derivate dall'addestramento di decidere di non nutrirlo. E allora a quel punto non si manifesterà più nemmeno con azioni esteriori, ad esempio, o con parole aggressive, eccetera, no? Ti interrompo perché mi è venuta una curiosità. Quando mi dici che il seme della rabbia lo gestisci, però significa che la rabbia la provi, giusto? Cioè la sensazione, il sentimento di essere turbato non svanisce, devi semplicemente avere a che fare con un'altra mentalità, forse, con questa. Ma sai, una mente ordinaria, almeno il sottoscritto, non si aspetta che sia stato allontanato o annientato, permettimi questo termine, questo seme della rabbia, comunque questa emozione forte definita appunto così. Non me lo aspetto, ecco, in una mente ordinaria. Certo, se andiamo a prendere invece come esempio una mente di un praticante meditatore di anni, quindi una mente addestrata, allora vorrei quasi esagerare e dire quindi una mente straordinaria, nel senso appunto che esce un po' da quella che è una convenzione, no? Sì, una caratteristica convenzionale della mente umana, e che quindi ha la possibilità, la capacità di vedere, come ti dicevo prima, chiaramente i fenomeni sia esterni ma anche interni, soprattutto interni, allora si potrebbe dire che quel seme
piano piano sparisce. Ricordiamoci comunque, tanto per rimanere in tema, che la rabbia è una gabbia, è una prigione. E se noi insegniamo alle persone detenute a osservarsi e quindi a osservare cosa c'è dentro questa prigione, quindi dentro la rabbia, dentro la tua mente arrabbiata o rabbiosa, ecco che si comprende anche che abbiamo noi stessi la possibilità, la capacità, la scelta di aderire o meno. Quindi, insomma, c'è una grande presa di responsabilità da parte dell'individuo nella gestione delle proprie azioni. Cioè sono io che decido come voglio relazionarmi con me stesso e con gli altri, fondamentalmente. Senti, sì, dalla vostra esperienza nelle carceri, perché so che avete un progetto, il progetto si svolge anche in varie realtà carcerarie, giusto? Sì, mi dici un po' dove in Italia, dove state operando? Guarda, in questo periodo, come potrai immaginare anche tu stessa, ci sono stati tanti cambiamenti, ci sono gruppi che si sono bloccati e sono ancora fermi, gruppi che hanno potuto ripartire con le dovute cautele, gruppi che ancora non sono ripartiti, gruppi che sono in progetto, progetti che si sono bloccati a causa della pandemia. Insomma, è veramente un marasma, no? Di una situazione veramente confusa. Allora te lo leggo, ti leggo un po' questa situazione, come siamo messi al giorno d'oggi, proprio per non rischiare di lasciar fuori qualcuno. E quindi mi dispiacerebbe, insomma, perché i nostri operatori stanno facendo veramente un ottimo lavoro, tutti. Allora, noi al momento, quindi, siamo presso il carcere di Bollate, che devo dire che potrebbe essere inteso come il carcere pilota per il nostro progetto, che infatti parte da lì, no? E effettivamente lì abbiamo diversi gruppi all'interno della stessa struttura. Quindi il carcere di Bollate, abbiamo attivi 6 gruppi che vengono definiti proprio gruppi di consapevolezza. Quindi vedi, non gruppi buddisti, gruppi di consapevolezza. A 3 di essi partecipano autori di reati sessuali, mentre gli altri 3 si svolgono in reparto di reati comuni. Quindi vengono anche seguite in forma individuale 18 persone, 13 autori di reati sessuali e 5 autori di reati comuni. Poi abbiamo nelle carceri di Pavia e Lodi, abbiamo 2 gruppi che però, vedi, ad esempio questa, attualmente sono fermi, sono in stand-by a causa proprio di questa emergenza sanitaria. Poi nel carcere di Monza e... anche qui abbiamo dovuto fare in modo che i nostri operatori siano vaccinati proprio per rispettare quelle che sono adesso le prassi insomma, in vigore. E questi svolgono un gruppo, si occupano di un gruppo e attività anche individuali, perché Liberation appunto gestisce sia gruppi ma anche individui, cioè incontri individuali, perché ci può essere la richiesta o dello stesso detenuto oppure anche della magari delle educatrici o della direzione, insomma, ecco. E nel carcere di Brescia abbiamo invece i contatti che sono purtroppo interrotti, cioè si sono un attimo sospesi a causa della pandemia, però sono contatti già a uno stato avanzato, quindi immagino io che quando ci sarà la ripartenza, se non subito, si riuscirà a partire in velocità. Poi il WEPE di Como, tramite o con, se vogliamo, con il WEPE di Como c'è un caso di una persona affidata, perché Liberation si occupa non solo delle persone che stanno all'interno degli istituti ma anche delle persone che sono fuori dagli istituti e addirittura dei familiari di queste persone. Ecco, quindi c'è una persona affidata e in carico all'ufficio di esecuzione penale esterna di Como. E poi abbiamo
una persona in permesso lavoro esterno a Lodi, dal carcere di Bollate, e appunto aveva già partecipato a Bollate a un percorso individuale di consapevolezza. E però appunto questa persona, la persona stessa ha chiesto di continuare, di proseguire. Quindi, come ti dicevo prima, potrebbe succedere appunto, sono successe più volte questa cosa. E poi seguiamo altre persone ex detenute nell'area milanese, oltre che ai familiari di detenuti o ex detenuti. E siamo presenti con un gruppo di consapevolezza presso il carcere di Livorno, che ecco, è attivo online attualmente. Quindi vedi che questi mezzi che stiamo utilizzando anche noi due in questo momento ci stanno aiutando in questo periodo difficile. E abbiamo contatti avanzati in altre aree come Tolmezzo e Volterra. Operatori poi di Liberation che sono stati certificati appunto da Liberation stesso, perché Liberation fa anche dei corsi formativi. Non è che basta che uno, non lo so, sia psicologo, psicoterapeuta e dica beh, io voglio aderire a Liberation. No, sì, certo sarà importante la tua esperienza accumulata precedentemente, però Liberation ti chiede di seguire il corso formativo di Liberation e poi continuare comunque ogni anno a frequentare il corso aggiornamento e anche dei ritiri, eccetera. Ecco, quindi abbiamo degli operatori certificati che sono nelle aree di Genova, Alghero, Napoli, Roma e Palermo. Poi nel carcere di Treviso, in questo caso allora riguarda il sottoscritto, abbiamo seguito per 3 anni e adesso vediamo se quando si potrà ripartire, ripartiamo anche con questo. E un percorso, allora in questo caso per gli agenti della polizia penitenziaria dipendenti amministrativi, insomma, ecco. Molto interessante. Che è stato veramente una cosa interessante. Sì, con degli ottimi risultati e addirittura questo lavoro è stato oggetto di tesi di laurea 2 anni fa, se non ricordo male. Benissimo. Allora, io intanto ti ringrazio perché ci hai dato molte informazioni e ci hai aperto una finestra praticamente. Continuiamo a tenerla aperta la prossima volta, magari continuiamo su questo argomento. Grazie tantissime e ci vediamo la prossima settimana. Ciao, a presto. Ciao, a presto.